Giornata di riposo oggi per il Milan, ma non è una giornata di riposo per i tifosi del Milan. Dopo gli ultimi giorni dove ci sono state notizie una dietro l'altra, espulsione, squalifica, piccione mangiato o non mangiato, poi tutto quello che riguarda Ibrahimovic, il discorso della rivelazione del giornale svedese, siamo passati oggi ancora all'annosa questione. E se io penso che manca un mese alla fine del campionato e per un mese parleremo del rinnovo di Gigi o Donnarumma, è veramente uno stillicidio. Rimane, non rimane, 8 milioni, 10 milioni, Paris Saint-Germain, Juventus, oggi ancora voci, rumors, 20 venticelli che lo vorrebbero a Torino con la Juventus, nella Juventus, e invece c'erano voci al posto di Keylor Navas magari per lo splendido Paris Saint-Germain di questa epoca. E noi siamo qui ad aspettare, voci no, ma lui vuole rimanere al Milan, vuole rinnovare con la squadra rossonera, e noi siamo qui ad aspettare, a vedere. Ma è pesante anche perché il Milan deve concentrarsi per arrivare secondo in campionato, per chiudere trionfalmente una stagione che l'ha visto sempre grande protagonista. Però pensare di andare avanti un mese così diventa difficile. Qualcuno vorrebbe delle comunicazioni da parte del Milan, ma che comunicazioni deve dare il Milan? Ricordate che i maestri di giornalismo, i maestri di comunicazione hanno sempre detto che smentite sono come alimentare le voci, si ottengono gli effetti contrari. Il Milan che cosa deve dire? Che cosa deve fare? Ha fatto un'offerta, ha sottoposto, un verbo fare brutto, ha sottoposto un'offerta a Gigi Donnarumma e aspetta. È un argomento pesante, so anche noioso, ma oggi si parla di questo, oggi si continua a parlare di questo. Voci che arrivano spesso da, così ce ne sono, come recentemente lo scambio Romagnoli-Bernardeschi, che il Milan non ha mai neanche per adesso, perché poi può darsi che si cambi, preso in considerazione. Sono voci che arrivano da Torino, dall'ambiente torinese, non torinista. Adesso anche questa arrivano da un viaggio di Raiola a Torino, che magari è andato a comprare dei gianduiotti per i familiari, ma ha degli interessi, c'è De Ligt, ci sono tanti discussioni, la Juventus dice non l'abbiamo incontrato, però perché è andato a Torino per parlare con la Juventus di Gigi Donnarumma. Non sappiamo se sia o meno vero, non mi permetto di entrare in merito, però è veramente pesante. In una situazione, in un momento in cui il Milan deve stare concentrato per avere la massima, diciamo, per portare i massimi sforzi per arrivare in Champions League. Eppure si parla ancora di Gigi Donnarumma. Veramente, a volte il tifoso che ama Gigi Donnarumma, che vorrebbe il portiere fra i più forti al mondo ancora per tanti anni, l'idea di proseguire magari ancora 2 anni e fra un anno riprendere ancora tutta questa storia diventa complicato, viene voglia di trovare una soluzione finale, un bel rinnovo per 5 anni sarebbe l'ideale. Pensare ancora a un rinnovo per 2 anni e fra un anno ritrovarsi in questa situazione diventa veramente problematico per i nervi dei tifosi rossoneri, che hanno un grande giocatore in rosa, un grande fuoriclasse, ma non riescono a gustarselo per tutte le notizie che escono dopo le sue solite prestazioni, perché Donnarumma è stato il migliore in campo con la Sampdoria ed è stato fra i migliori in campo anche contro il Parma, perché quella parata straordinaria non aveva ancora segnato il Parma, ma avrebbe potuto rimettere in bilico la partita, l'ha effettuata lui. Cioè ce lo gustiamo e ce lo vediamo sul campo di giorno in giorno, di domenica in domenica. Però poi arrivano queste notizie. Lui,
che vuole rimanere, le voci, i rumors che dicono che debba, che possa andarsene. Poi parliamoci chiaro, dovesse andare all'estero sarebbe un dolore atroce per i tifosi del Milan, però vederlo con la maglia della Juventus non c'è aggettivo per descrivere la delusione, la sofferenza, tutti questi sentimenti che portano a amarezza, sconcerto, ecco che mi arrivano a poco i sostantivi, amarezza, sconcerto, delusione, perché Kakà è andato al Real Madrid e attenzione, non ha scelto lui di andare, era una situazione particolare, lui ha detto al City non vado, vado al Real. Però Shevchenko ci è dispiaciuto quando ha scelto di andare al Chelsea e poi come Kakà si è pentito, ma vedere uno dei simboli del nuovo Milan che si avvia verso una strada ben tracciata, una strada sostenibile, una strada per rivederlo ai grandi livelli e a poco sta percorrendole, ce ne accorgiamo tutti che la sta percorrendo, e vedere poi uno dei simboli di questo Milan andare addirittura a una rivale storica insieme all'Inter di questi 100 anni, 120 anni del Milan, perché non dimentichiamo che già ai tempi di Kilpin c'erano delle sfide importanti contro la Juventus e le sfide di Kilpin sono del 1901-1902, quindi sono 120 anni di meravigliosa, affascinante, anche aspra rivalità, e vedere il simbolo lasciare il Milan, ripeto, grande amarezza, ma vederlo addirittura alla Juventus sarebbe veramente, ecco, diciamo proprio un altro aggettivo voglio usare, insopportabile per noi, e il dispiacere per vedere un giocatore che abbiamo visto crescere, che ci ha regalato delle grandi gioie, la parata di Doha ce la ricordiamo sempre, che permette al Milan di portare a casa dei 5, 6, 7, 8 punti, vederlo andare in una squadra rivale sarebbe veramente insopportabile. Io quindi mi auguro che siano solo voci, che siano solo rumors, mi auguro di rivedere questo video fra un mese quando Gigio Donnarumma avrà firmato il contratto che lo lega, due, tre, quattro anni al Milan, e quindi abbiamo pensato male, scusaci Gigio, scusaci, ma noi vediamo che il Milan ha offerto 8 ma non c'è questa firma, e quindi chiaro che abbiamo timore di perdere un portiere, ma una figura soprattutto, non solo il portiere, ma una figura che volevamo con noi fino al 2038. Perché nel 2038 avrà ancora 39 anni, come ci sono adesso portieri ancora in pista a 39 anni. Nel 2038 mi ero illuso che Gigio Donnarumma volesse rimanere al Milan fino a quell'epoca. Non vedere ogni due anni queste e leggere queste voci. Per il vil denaro. È vero, il denaro non dà la felicità, ma rende meno nervosi. Ma io mi auguro proprio che il denaro dia solo felicità al nostro Gigio Donnarumma. Nessun appello, vuole andare in un'altra squadra? Vuole andare alla Juventus? Non bene, ma non solo per i tifosi del Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.